Salve a tutti, oggi abbiamo qui questa, è una radio portatile della Schaub Lorenz ITT, e funziona solamente a pile però, ha le pile e anche un ingresso 220 o 240 volt col cavo, quello col connettore a 8, però non funziona, ci deve essere qualche componente guasto o bruciato. Comunque adesso vi avvicino meglio perché sennò non vedete una mazza e vediamo un po' insieme com'è. Dicevo, radio portatile, non pesa nemmeno tanto, della ITT Schaub Lorenz, che è peraltro la marca della radio valvolare che avevo presentato, ha varie frequenze, tra cui UFM, K sarà AM, ML non so cosa siano, saranno onde medie e onde lunghe, almeno credo. Una manopola per sintonizzare la stazione con la doppia scala, ovvero qua sopra troviamo ML e qua troviamo UK, quindi quando muovo si muovono entrambi, non so se si vede segnato rosso, si muove sia sopra che sotto. E poi abbiamo qua l'accensione e la regolazione del volume. Abbiamo qui un'antenna che andiamo a estrarre tutta e iniziamo la prova. Qua c'è sì, anche una regolazione del tono. Ecco qua adesso si vede nel dettaglio meglio tutte le stazioni e il pistolino rosso che va avanti e indietro e anche quello sotto. Vedete, si muovono simultaneamente. Quindi Schaub Lorenz modello Teddy Automatic, quindi una radio a transistor. Beh, d'altronde andando a pile non c'erano molte alternative. Andiamo quindi ad accenderla. Come sentite, il volume è molto potente pur andando a pile e ha anche una buona tonalità. Sonate molto molto famose in questo bel disco. Così ne ha proprio nuovo lavoro. Ha anche un'ottima ricezione per le altre cose, nel senso che interrogare tutti i paesi limiti. Anche se muovo questa rotella a caso, una stazione la becco sempre, guardate. Vabbè, basta, basta, se no il copia ci frega sempre. Anche una buona recizione, dicevo, nel senso che con questo pistolino d'antenna si sente tutto abbastanza bene. E niente, quindi radio portatile. Quindi no. E adesso ho perso la recizione. No, sono a cavallo tra Radio Maria e un'altra stazione. Vabbè. Basta, basta, che se no il copyright ci frega. Sulle note di Mal, The Never Ending Story, io vi saluto e questo è tutto.